Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Siamo nuovamente su Dragon Ball Sparking Zero per continuare la saga di Goku, cioè la storia di Goku, scusate. Perché nello scorso episodio abbiamo fatto, ragazzi, sia Battle of God che la resurrezione di F. Ora, in teoria, dovremmo fare la saga di Black Goku. Infatti, la saga di Trunks del futuro dobbiamo fare. Si inizia. Ah, Ciampa c'è. Dopo la sconfitta di Freezer e la sua comparsa fa la sua comparsa Ciampa, il gemello di Beerus. Goku e i suoi amici vengono coinvolti nel bisticcio fra i due fratelli. Scoprono che quello che in cui vivono è l'universo 7, ma che in tutto ne esistono 12. Inoltre l'universo 7 e 6 è quello di Ciampa. Esistono delle super sfere del drago che riesce a radunarle, può richiamare il Super Sharon, che ha la capacità di esaudire qualsiasi desiderio senza alcuna limitazione. Proprio queste sfere sono il premio in palio per il nuovo evento organizzato dagli dei della distruzione, il torneo degli universi. Al termine di molte intense battaglie, Goku e i suoi hanno vinto. Dopo che Goku e gli altri si sono fatti notare per la loro forza, il Saiyan viene coinvolto al cospetto di Zeno, sovrano di tutti gli universi. Il loro incontro cambia il destino di molti. Poco dopo Trunks arriva dal futuro con la macchina del tempo per chiedere aiuto a Goku e gli altri. Scusate, ho detto che ho iniziato a Goku-san. Non mi preoccupare, non mi preoccupare. Chi è un uomo? Un uomo? 孫悟空と名乗りました。奴は黒い服をまとったそいつを悟空ブラックと呼んでいました。奴は地球に現れたその日、俺たちに向けてこう言ったんです。これから正義のために地球人を全滅させると。それから1年戦ってきましたが、もうほとんど地上に人間は残っていません。俺がこの時代に来る直前に、未来のワタシからのノートにこう書いてあるわ。あんたたちと一緒に戻ってきてほしいって。この俺に 未来のカカロットを倒せと言うんだな。オラじゃねえよ。オラのそっくりさん倒すんだ。ちょっとだけ手汗だ。ブラックっていうやつの強さの基準を知っておきてえかんな。わかりました。 Per comprendere la forza del suo sosie, Goku combatte con Trunks, chiedendogli di valutare la sua potenza. I due si allontanano e iniziano a combattere, tuttavia vengono inaspettatamente interrotti. いきなりスーパーサイヤ人2か。じゃあ俺も。スーパーサイヤ人3。これならどうだ。すごい。さすが悟空さんだ。なら俺の方もマックスでいきます。あ、ミッピーの力で来い。 ブラック、こんなところに。うん、孫悟空か。深いシンビルス。おめえ、本当にオラそっくりだな。ごきげんよう、孫悟空。孫悟空対孫悟空か。面白いことになったね。気合い入れぞ。 Vediamo se ci possiamo trasformare, raga, ora. Oh, ma girate! Dai, Goku! Oh, dove sta?
君に私を評価していただけます。あ、si è trasformato。待たせたな。素晴らしい。この痛みがまた私を強くする。なんと気持ち悪いぞ、おめえ。はい。終わりにしましょうか。Abbiamo battuto. 時空の歪みが元に戻ろうとしているのか。Sì, abbiamo battuto. Black Goku viene inghiottito dal vortice spazio-temporale dal quale era emerso e torna nel mondo del futuro. Whis, aiutante e mentore di Beerus, ha notato che Black Goku indossava l'anello del tempo, prerogativa dei Kaioshin. Rivela che nell'universo 10 esiste qualcuno con un'aura simile a quella di Black Goku e Goku decide di recarsi per trovarlo. Al loro arrivo incontrano un genio del combattimento di nome Zamasu, destinato a diventare il nuovo Kaioshin, che possiede la stessa aura di Black Goku. Tuttavia è la prima volta che Zamasu vede Goku e non conosce gli anelli del tempo e il loro potere di oltrepassare i limiti spazio-temporali. Goku invita Zamasu a combattere per conoscere le sue reali capacità. Dai, facciamo pure fuori Zamasu, dai. Oh, ma qua ci cado sempre, però. Non si può trasformare, ma l'ha preso poi in faccia, l'ha preso, raga. Dai. Mamma. お前にはこれで十分。全開で行くぞ。さて、まずお前にはこれで十分。よ。お前にはこれで十分。まだまだ。だい。Zama su crepa. Anta, Kaio-sama ni shicha tsuie na. Mata, tattakou ze.
A posto, fatta pure questa. Ano, uchi ni himeta tsumetai seishin to sono arawale de aru ano ki zamasu ga black de aru toyu wareware no utagai o juubun ni urazukete kureru mono dewa arimashita ga ima no uchi ni hakai shite oku beki nano kamo shiren na ora nya chittomo wari yatsu ni wa mienakatta kendo na omae wa o hitoyoshi sugiru nda yo kanjita ki datte nite wa ita kendo mattaku onaji ja nei shi na iroiro to nazo ga ooi desu ne Goku, Whis e Beerus hanno incontrato Zamasu e confermato che possiede un'aura simile a quella di Black, ma non possono dimostrare che sono la stessa persona. Sulla Terra, Bulma e gli altri sono intenti a riparare la macchina del tempo quando giunge un messaggio da Sommo Zeno, che li convoca nel suo palazzo. Goku parte insieme a Kaioshin e Whis, tuttavia... Goku è sorpreso della premura del dio della distruzione, ma Whis si spiega che lui è Kaioshin. Se Kaioshin morisse, al dio della distruzione toccherebbe la stessa sorte. Beerus è chiaramente turbato dalle parole di Whis, ma non c'è più tempo. Goku e Whis usano l'abilità di Kaioshin per raggiungere il palazzo. Il gruppo viene ascoltato dal gran sacerdote e la cui forza non sarebbe neppure paragonabile a quella di Whis, e ha condotto il sospetto a Zeno. Te, konnichiwa. Ora ni o te nan da? Boku ne, otomodachi ga hoshikatta. Kimi no koto kiniitchatta kara, otomodachi ni natte hoshii no ne. いいけど それ だけ で オーラ を 呼ん だん か 悪い か な めっそう も ございません この 悟空 は 禅 王 様 の お 友達 に なる こと が で 黙って て 悪い オーラ さ 今 忙 しい ん だ それ が 済 ん だ ら 遊 ん で やっ から ちょっと 待 って て くれ ね か それ が 終 わ った ら 遊 ん で くれる なん だ った ら オーラ よ か もっと いい 友 達 に なれ そう な やつ 連 れ て きて やっ ぞ 本 当じゃあ約束またね Goku come prova della loro amicizia Zeno dà a Goku un dispositivo grazie al quale può evocarlo in qualsiasi momento Goku e Vegeta e Trunks usano poi la macchina del tempo per raggiungere il mondo del futuro Son Goku yo yorokobe omae wa ore ni yotte utsukushisa no chōten ni itaru no omae nani itten ka zenzen wakanne zo influenzato da Goku Black si trasforma in Super Saiyan Rosé e si prepara ad affrontare i suoi avversari Nonostante Vegeta possenga un'aura divina grazie al Super Saiyan Blue, non può nulla contro il Super Saiyan Rosé di Black. Dai Black, vediamo che fai ora, Black. Dai Black. Oh, ma Black che ha satanato! L'ho preso? Dai Goku, vai! Vai! Preso in pieno Black! Dai, che ti siamo per sconfiggere, Black. Zamasu. No, vabbè, pure Zamasu, ma dai. Ma che è? Doshi,
Vabbè, ci facciamo pure Zamasu, dai. Oh, ma Zamasu ma nemmeno scherza, raga, a livello di velocità. Dai. Dai, vai Black. Black, vai Goku. Buonanotte, raga, mai. Mi sono rimbambito. Dai, è morto Zamasu? No, un attacco ancora, gli è rimasto di vita. Dance. Oh, scusa, ma ci possiamo scambiare i personaggi, no? Dai. Dai, attacco con la spada. E fatti tutte e due. である知恵を私利私欲のために利用する愚かで野蛮な生命体が